si chiama Deep Web, la nuova frontiera da contrastare in tema di pedofilia sul web. È il sommerso che preoccupa di più gli esperti che a vario titolo si occupano di questo fenomeno. La presenza di comunità pedofile sui social network è del 7,99% e proprio i social si rivelano sempre di più un'ottima piattaforma per la propaganda pedofila. Di questo e di altri aspetti della materia se ne è parlato ad Arezzo durante il convegno Pedofilia ed Insidie del Web organizzato dal COISP. Il fenomeno esiste da tutte le parti, solamente che se non l'andiamo a cercare e non vogliamo metterlo sotto la luce del sole rimane latente e pensiamo che qua è un'isola felice. Ormai di isole felici, specialmente nel web che è tutto globalizzato, non esistono più. Bisogna saper fare il proprio lavoro, quello sì, abbiamo le professionalità anche ad Arezzo, in tutta la Toscana. Dobbiamo crederci e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e andare avanti, non fermarci. I genitori, secondo me, secondo noi, fanno una fatica enorme ed improduttiva a cercare di rincorrere i ragazzi nelle conoscenze tecniche che riguardano la rete. Sono in un altro mondo e sono molto avanti rispetto a noi. L'importante per i genitori è cercare di continuare a fare i genitori, di mandare i messaggi di orientamento per i ragazzi. Questo è quello che ci sentiamo di dire sulla base della nostra esperienza di tutti i giorni. In Italia sono sempre di più i minori a produrre deliberatamente materiale a sfondo sessuale, a metterlo direttamente in rete. Nel 2013 l'associazione Meter ha effettuato 735 consulenze, 533 delle quali in Sicilia, 54 dal Lazio, 35 dalla Lombardia e soltanto 2 dalla Toscana. Dobbiamo forse alfabetizzare anche i genitori, cioè nel senso dobbiamo essere onesti, cioè le nuove tecnologie che sempre avanzano, sempre diventano più sofisticate, non vanno a pari passo con l'intelligenza dell'utilizzo delle tecnologie. I genitori hanno un ruolo importante, fare un figlio oggi non costa nulla, o se costa, costa in provetta eventualmente, però il problema non è avere o non avere un figlio, è accompagnarlo seriamente nella crescita della vita, in una società in cui i genitori forse stanno un'ora soltanto della loro esistenza con loro, mentre i ragazzi stanno 5 ore, 6 ore di fronte a un social network.